solare. Sono entrato un po' di corsa oggi, Sono entrato un po' di corsa rispetto al solito. Nel senso che mi sono infilata nella porta, la porta del nostro grande studio che si apre, un pochino prima, perché ho fretta. Ho fretta oggi, forse più che mai, di presentarvi le mie ospiti. Perché? Perché noi amiamo portare la cucina nelle vostre case o nei posti dove voi ci seguite e ci piace pensare che ad insegnare come si cucini bene siano le nonne. Ma la loro storia è molto particolare. Erano vicine di casa, sono innanzitutto due nonne amiche vicine di casa, a Paganica, frazione dell'Aquila. E c'è stato quel terremoto. C'è stato quel terremoto che ha ferito l'Aquila, ma non l'ha uccisa. Che ha ferito quei luoghi, ma non li ha piegati. E queste due signore sono tornate a essere vicine di casa, anche nei moduli abitativi. Lorena Alfonsetti e Valestina Marcattilli. Buongiorno. Buongiorno. Di cui, grazie, signora, grazie. Bentrovata. Signora, bentrovata. Di cui, tra le due, la signora è proprio... Cioè, non so se se la senta di parlare, non se la sente. Perché, signora, si molli un po'. Si molli, su, su, su. Allora, le metterò una mano in tasca. Guardate questo grembiule da cucina. Con questa bellissima frase, iemo innanzi non se potemo fermare. Questa l'avete scritta dopo il terremoto. Sì. E allora, signore belle, andiamo innanzi. Venite con me, mamma mia, che prepariamo. Attenzione, mi sono persa le ragazze. Venite, venite. Ma che confusione. Dunque, due ragazze formidabili che oggi, e tra l'altro devo salutare nel pubblico, Matteo Grigoli. Ben trovato. Grazie. Salve Matteo, imprenditore agricolo che nella zona distrutta dal terremoto ha dato linfa vitale, nuova forza. Matteo, come? Beh, dopo il terremoto è partito un progetto per la valorizzazione dei fagioli di Paganica, in quanto Paganica, sì, è sempre stata conosciuta come paese di legumi, sì. Sì. Fagioli. Di fagioli che sono particolarmente buoni. E allora che cosa prepariamo oggi, signore? Oggi facciamo una minestra, fagioli e pasta. Pasta ammassata, però. E la pasta come si chiama? Si chiama i tritoli. I tritoli. Perché viene fatta stritolata con le mani, non viene impastata. Stritolata con le mani. È un momento, meno male che è la pasta e non è nessuno, per esempio, il primo soggetto che hanno vicine. Dunque, perché questa viene lavorata... Lavorata, ora vediamo come. Insomma. Allora, 800 grammi di farina bianca con farina di grano di solina? Di solina. Che cos'è? È un grano... glielo deve spiegare Matteo. È grano speciale? Un grano, sì, locale che è stato, diciamo, coltivato fino agli anni 50, poi abbandonato perché produceva poco e adesso invece... Sono arrivati i ragazzi in gamba come lei a recuperarli. Sì, forse sì. L'aneddoto sta nel fatto che la solina non è appetibile per i cinghiali. Quindi viene coltivata proprio perché i cinghiali non... E ai cinghiali non piace, non e piace. Quindi ci dispiace per i cinghiali, a noi invece piace molto. A noi piace. Un bicchiere d'acqua nuovo, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, 200 grammi di fagioli di Paganica, andiamo, sì, 50 grammi di guanciale, una cipolla, una costa di sedano, due carote, sale, pepe e ancora una volta l'olio quanto basta. Signora, ma lei ce l'ha la voce, vero? Sì, sì. Adesso no, io faccio vedere questo è qua. La prima volta, ah, ci deve far vedere questo qua. Andiamo, sì, vado dall'altra parte, qui devo accendere io, qualcosa? Sì. Allora, la padella per... fai sul fritto, quella in acqua. Ok, quella lì sta facendo l'acqua. Sì. Perfetto. A posto. Allora, come si prepara questa pasta? Allora, comincio il soffritto? Cominciamo il soffritto, signora, la cuoca è lei. Non guardi me perché creda, qui non mangia nessuno. Se allora, guarda me... Io preparo... Allora, andiamo. Preparo il soffritto, no? Prepariamo il soffritto. Metto come? Un po' di cipolla. Sì. E prima mi sono avvicinata, il trucco stava andando a farsi benedire perché chiaramente con la cipolla si piange un po'. Eh sì, un po' di carota tagliata a pezzetti piccoli. Sì. E hanno già provveduto. Già, eh sì, perché Le nostre per Giulia, il tempo. Roberta, Luigi. Un po' di sedano. Sì. Così a secco, senza l'olio? E mettiamo un po' d'olio. Ah, eccolo là. Mettiamo e poi mettiamo un po' di... Di guanciale. Di guanciale. Giusto, sì, perché rende migliore naturalmente il soffritto. Mentre la pasta, come la si pasta prepara? Quella per la pasta facciamo così. Sì. Mettiamo un uovo. Colpo solo, eh?
meglio di un Karate Kid, lei. Sì, la rimettiamo qua. Poi. E poi un po' di sale. Sì. Signora, lei da chi l'ha imparata questa pasta? Da mia nonna. Un po' di anni fa. Tanti anni fa, cioè, perché è morta pure. E allora mi ha imparato di fare questo impasto. Sì. Adesso con questo qua non si deve fare la pasta dura. Ah, ecco. Deve venire fatto in questo sistema. Sì. Così, con le mani, tutto con le mani. Quindi spandendola un po'. Sì, sì, poi si mette un goccino d'acqua. Sì. Sì. La stessa cosa si fa così. Sì. E sarebbe questo il grano? Il grano di solina. Grano di solina. Il grano di solina. Sì. E poi si viene, si deve maneggiare tutto questo qua. Quindi, e si deve arrivare perché deve fare con quello, come quella là. Come quella là. Questa, sì. Quindi deve essere tritolata. Tritolata. Con le mani, non deve adoperare altre cose. Tutto tritolato così. Senta, signora cara, arriviamo anche dall'altra parte, ma questa pasta, oggi, se io vado da una ragazza di Paganica... Sì, ma cosa cerca? Scusa. Dove va? Ah, eccola. È bellissimo per te. Io sono 8 mesi che cerco di muovermi in questa cucina. Lei è arrivata, scusa, mi piglia, fa... giustamente è così. Dico, se è una ragazza di Pagani che io chiedo, ma tu la sai fare questa pasta? Intendo dire, i giovani imparano? Sì, no, sì, ma non l'ha imparata nessuno, vero? Perché non l'ha imparata nessuno? Non l'hanno imparato, no, no. Come mai, secondo questo lei? Nemmeno io me lo... Io me lo ricordavo che l'ho fatto sempre, se no non lo ricordavo. Se no non se la sarebbe ricordata. Insomma, se no i più giovani non imparano. Ma i più giovani non l'hanno imparato. Ma anche per questo, qui c'è una contrada, dico bene? Sì, la zona dove la c'è l'azienda. Esatto. E in questa azienda dove voi, oltre a produrre, aiutate anche al mantenimento di una cultura. Beh, perché certo. È così, no? Certo. Della cultura e del territorio. Perché senza... gli agricoltori, il territorio guai sarebbe, a perderlo, sarebbe abbandonato. Queste due nonne quanto aiutano? Fanno il lavoro più delicato, diciamo, fanno sia la cernita dei fagioli, perché noi continuiamo a farla, diciamo, manuale, sì, in quanto abbiamo piccole quantità, certo. Parliamo di 6-7 quintali di raccolto l'anno. Tra le due varietà, certo. Il bianco a pisello e il tondo ad olio. Sì. E oltre poi alla, diciamo, la cernita dei fagioli, fanno la sfioritura dello zafferano, perché noi siamo anche zona di zafferano. Che, ed è lo zafferano, è lo zafferano che si raccoglie. Dell'Aquila. Esatto, nella vostra terra, sì. È buono come nessuno, me lo permette? Penso che sia uno dei migliori al mondo. Ecco, uno dei migliori in assoluto al mondo. Allora, qui abbiamo tritolato e stiamo tritolando, sì. E questa pasta. Facciamo vedere la pentola come... Sì. Allora, la pentola sta bollendo, l'acqua sta bollendo, sì. Il soffritto sta facendo i mestieri suo. Poi mettiamo e i fagioli. Un momento, signora. Adesso tutte e due venite qui, io me le porto a casa in un cestino di vimini, giuro. Mi aiutate a dire, ci fermiamo solo per un attimo, tra poco torna l'ora solare. Forza. Ci fermiamo un po' e viene l'ora solare. E poi torniamo. E poi torniamo. Sono due gattini, secondo me hanno la coda e le orecchiette a punta. Ci vediamo tra un attimo. Pur. Ma siete belle. Con le signore Loreta e Valestina veniamo a voi da Paganica. Siamo vicini all'Aquila, Matteo. Insieme a noi i favolosi fagioli di Paganica che questo ragazzo con la sua nonna che è lei e con l'aiuto nonna che è la signora Valestina ha riportato in auge. Parliamo di zone colpite da quel terremoto che ha ferito non soltanto quella zona ma ha ferito l'Italia intera. Bene, ci sono i giovani accompagnati dai più giovani con i capelli bianchi che sanno far rinascere tutto. Allora stiamo preparando i tritoli coi fagioli. Ma bolle, sì. Quest'acqua però signora, sì, non me la guardi più male perché per no, tutto no. Il tempo ha detto me. Possiamo? Sì. Allora si butta così? Questo è il risultato della pasta. Questo è il risultato. Aspetti, signora Valestina. Ecco, questo è la signora Loreta. Questo qui è la pasta, sono i tritoli. I tritoli. Perfetto, buttiamo. Li mettiamo. È sempre un po' a metà tra il. Ma è così. Ce ne vanno vagando in giro per l'acqua? Sì.
Perfetto. E contemporaneamente il soffritto che è stato preparato. Il soffritto, mettiamo i fagioli. Allora, qual è la caratteristica di questi fagioli? Perché sono così buoni? Signora Valestina, perché? Perché sono coltivate le ingredienti pagani dai. Quindi sono più. Sono sani? Sì. Diciamo così, ecco, giustamente, signora Loreta, questi sono controllati. Ne ha lasciato questi... uno. Povero fagiolo, morirà di solitudine, eccolo. Voleva rimanere alla pentola. Ecco qua. E questi fagioli noi ribadiamo, fagioli che vengono. Matteo, mettiamo, questi andrebbero venduti sale in tutto il mondo, insomma, dovrebbero fare il giro e del un mondo. Un po' di pepe. Un po' di sale, un po' di pepe, perché sono fagioli di una particolare. Sì. Sono le terre nostre. Ma la caratteristica principale è la consistenza della buccia, sì, e la quantità in fibra, cioè hanno una buccia sottilissima. Sì. E la, diciamo, questa caratteristica loro l'acquistano dal terreno, quindi soltanto quelle zone a vocazione, diciamo, sì, di legumi dell'area del, diciamo, dell'Aquilano verso Paganica, che certo, sono terreni ricchi di minerali. Questo me lo fa dire, una pentola così è una bistecca, alta quattro dita, perché lì c'è una quantità di proteine buone, che sono una meraviglia. Qui che cosa sta succedendo? Perché qua bisogna spegnerla. Bisogna spegnerla? Sì, bisogna, sì, spegnerla, aspetti che... Spegnere, sono sempre brava. Aspetti, sì, perché questa si cuoce subito, capito? Anzi, perché no, è piccola. Ecco. Mentre qui poi solleviamo un po'. Sì. Si sta un po' così. Quindi si deve riposare un pochino. Si riposa e si non deve fare i grumetti. Non deve fare i grumi. Non deve fare i grumi, qua l'ha fatto. Sì, però perché... l'ha fatto, signora, ma lei sta cucinando. Io uno studio televisivo. È quello, è. È quello, è. Ho capito, signora, non lo dica così. È quello, perché abbia pazienza. Non sono questo... libera. Ha ragione, ha ragione. Prossima volta veniamo... Vediamo a casa vostra. Allora, in questa contrada, la pergola. La perola. La perola, chiedo scusa. Che cosa troviamo di buono? Voi cosa preparate oltre a questa pasta? Lui lo spiega, ma io. Sì, no. Tante cose si fanno, però. Tante cose si fanno, signora. Lei non mi deve criticare la sua presenza qui. Fate un lavoro importante, bello e di qualità. Mm? Sì, noi la maggior parte che facciamo i fagioli, poi facciamo di tutto alla campagna. La campagna offre il, sì, meglio. Signora Valestina, voi giustamente siamo partiti da questa frase che avete qua sul vostro grembiule. Allora, sono passati 10 anni da quel momento, no? E lei si è trovata, sì, dentro? Dentro, tutto là. Ci siamo trovati a fare tutte le cose... E perdere la casa e avere un'altra casa? Noi non abbiamo l'altra casa, noi stiamo a Rinato e lo siamo senza casa. Noi stiamo in una camera e una cucina e un bagno. Camera, cucina e bagno. Che è tutta la casa di che legno, avete in questo momento? Di legno, sì, di cartongesso. Però stiamo bene. Qui ci vuole tutto l'applauso che avete. Che possiamo fare? D'altra parte non possiamo andarci, dobbiamo contentarci, ce le fanno le case. Speriamo adesso si vede qualcosa, perché da fuori hanno già ricominciato un po' a rifare. Adesso già da ieri ho visto che pure la parte mia, la parte nostra, ma voi non vi ammazza nessuno, eh? E quello già mi ha fatto un po'... Ben sperare? Un po' sperare, sì. Allora, forti e meravigliose queste donne. Forza e coraggio. Uomini. Forza e coraggio. E passa il tempo. Nel frattempo, andate a comprarli i fagioli in questa zona, in quest'area. Guardate questa fotografia. Andate in questa contrada, ribadiamo ancora una volta, la Perola. In particolar modo chi è vicino a Roma, insomma, ogni volta che si fa un viaggio, ogni volta che ci si reca in questi luoghi che sono di incomparabile bellezza e si mangiano cibi di incomparabile bontà, si dà una mano a persone che meritano non una mano, ma due, perché sono, come quel giovane laggiù, spina dorsale del nostro paese. Sì, poi noi abbiamo fatto anche un altro progetto subito dopo il terremoto, che è il progetto del mercato contadino. C'è un luogo sull'Aquila, proprio sulla città dell'Aquila, dove una settantina di aziende aquilane e non aquilane, diciamo, certo, della zona limitrofe, fa
fanno vendita diretta tutte insieme, quindi c'è anche un posto fisico sull'Aquila, un negozio dove poter andare a acquistare. Dov'è questo posto? Diciamo a 100 metri dalla stazione dell'Aquila, stazione ferroviaria dell'Aquila, che si chiama Mercato Contadino. Mercato Contadino, a 100 metri dalla stazione ferroviaria dell'Aquila, ci potete arrivare in treno, sì, fare la spesa e ritornare nel posto di provenienza. Ma allora, questa pasta la vogliamo... Poi mettiamo i fagioli. Sì, e i fagioli nell'acqua? E alla pasta. Ah, la pasta nei fagioli? Come? No, così? È minestra questa. Non è pasta. No, guarda, se non si. No, lasci stare i miei U perché, guardi, io la cucina a due pianeti separati e distinti. Allora, perché minestra? Eh sì. Ah, le ragazze! Così. E come pasta, come tagliarelli e fagioli. Perché con i fagioli di pasta ammassata se ne fa tanta. Ah, ecco. Se fanno dei gnocchetti piccoli. Cioè, lei mi sta guardando, io la guardo si come fa... se lei fosse Etti. Cioè, che cose! Mi piace di guardarla. La pasta, i tagliarelli si fanno, come no, io tagliarelli tutta la vita. Come la impiattiamo? Abbiamo già un piatto pronto, sì, giusto? Sì. Allora, vediamo dov'è. Allora, Matteo, venga, questo venga, venga anche lei. Venga anche lei. Questo è il risultato per Loretta Alfonsetti, Valestina Marcattilli, con ovviamente Matteo Grigoli, tritoli e fagioli. Guardate che meraviglia! Qui lo devo dire. E poi il sapore. E poi il sapore, si signora. Deve sentire il sapore. Signora, senta, faccia una cosa, li mangi lei per me. E l'ho mangiata. Io non posso, sono come un poliziotto, sono in servizio, signora. Non posso farlo. Un applauso, grazie. Grazie di essere stati con noi a Nora Solare. Grazie mille, Matteo. Buon tutto. Grazie. Mercato Contadino, stazione ferroviaria dell'Aquila, davanti alla stazione ferroviaria dell'Aquila, per mangiare e per comprare questi prodotti.